Continuano le polemiche in merito agli interventi che andranno a rivoluzionare la viabilità in Viale Marconi ed in particolar modo nei pressi dell'intersezione con Via Talamo. È stato aperto il cantiere che prevede la realizzazione di una rotatoria e l'introduzione di un nuovo dispositivo di traffico per i veicoli provenienti da Via Virno in direzione Cimitero. Modifiche alla viabilità che però comporteranno la perdita di numerosi posti auto, specie nel primo tratto di via Talamo, dove sarà istituito il doppio senso di circolazione. Tale ipotesi non è gradita ai titolari degli esercizi commerciali della zona, i quali nelle scorse ore, in segno di protesta, hanno affisso un manifesto funebre per annunciare la morte delle loro attività, già in seria difficoltà per la crisi economica che continua ad attanagliare il mondo del commercio cittadino. Nello specifico, questo di Viale Marconi è uno dei 3 interventi beneficiari del finanziamento, nel 2013 con l'amministrazione Galdi, del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, per un importo complessivo di 954.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Campania e 654.000 dal bilancio comunale. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del sindacato PMI Salerno ANIAC, Flavio Boccia, che ha duramente bacchettato l'amministrazione comunale metelliana, mentre il consigliere comunale di minoranza, Massimiliano Di Matteo, ha fatto sapere che il progetto presenterebbe delle irregolarità procedurali. È evidente che siamo di fronte ancora una volta a delle attività e opere pubbliche senza un criterio, una logica nell'ambito del territorio comunale. Quali sono queste relazioni che sono poste alla base della realizzazione di questi interventi pubblici? Da dove evincono questo numero di incendi stradali? Come mai negli incroci tra via Castaldo e via Papa Giovanni, dove si verificano numerosi incendi stradali, non viene risolto attraverso la realizzazione di una rotatoria? Quindi si tratta di una risposta, come sempre, approssimativa che viene data dall'amministrazione nel momento in cui sorgono le polemiche su ogni tipo di attività che questa amministrazione svolge. Dal punto di vista poi tecnico abbiamo più volte richiesto al dirigente competente di conoscere come mai il ruolo del RUP venga svolto da un vigile urbano, un operatore della polizia locale, sapendo benissimo che il RUP, che ha il compito di sorvegliare e di controllare tutta l'attività edilizia che viene svolta per conto dell'ente, deve avere delle particolari competenze specialistiche in materia di architettura e di ingegneria, e che naturalmente non basta un semplice titolo per poter svolgere il ruolo del RUP, ma bisogna naturalmente avere questi titoli nel ruolo di appartenenza all'ente, alla pubblica amministrazione. Quindi la figura del RUP è una figura importantissima per tutelare l'attività della pubblica amministrazione, e quindi abbiamo chiesto, ma come sempre i dirigenti dell'ente sfuggono alle numerose richieste che avanziamo nell'interesse della comunità, di sapere se ci sono i titoli da parte del RUP in questione. Poi potete stesso voi naturalmente verificare come è stata sottratta anche una parte del patrimonio immobiliare della pretura attraverso la sottrazione di parte del marciapiede, quindi bisogna anche accertare se sono stati fatti i dovuti passaggi nell'ufficio patrimonio dell'ente. Nel frattempo non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione, che nel pomeriggio incontrerà una delegazione dei commercianti. No, l'amministrazione ha dato disposizioni su tutti i punti un po' pericolosi per la viabilità, e questo punto in prolungamento Marconi in passato è stato toccato da numerosi incidenti. Quindi abbiamo agito cambiando la viabilità, tra l'altro si cambia solo per un breve tratto a via Talamo, diventa doppio senso, per evitare gli incidenti che si sono verificati in passato. È stata realizzata una rotatoria ovale che consentirà un migliore flusso veicolare. Quindi a me dispiace che a volte ci sono commercianti, nella specie anche esercizi, bar, salumerie, che lamentano la carenza di posti auto e pensano a un danno alle loro attività, ma un'amministrazione comunale comunque deve necessariamente operare nel perseguimento dell'interesse generale. È chiaro, noi saremmo disponibili ad ascoltare quelle attività che si sentono fortemente penalizzate da questo cambio di viabilità,
vedremo anche se ci sarà l'opportunità anche di modificare qualcosa, naturalmente attraverso una concertazione con le categorie interessate.